casa. Eh sì, sono un uscino. Prima di dare inizio alla seconda parte, per cortesia ragazzi, devo ringraziare la Lescher che ha contribuito alla casa editrice Lescher, che ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, la Master Viaggi, il Comune di Bari che ha patrocinato la stessa iniziativa offrendo anche un segnale dell'apprezzamento della stessa iniziativa. Ringrazio i licei che hanno partecipato e le scuole che hanno partecipato, il liceo Scacchi, Orazio Flacco, il Cirillo, il liceo di Conversano, il Caffiero di Barletta, il Bianchi d'Ottula, Cartesio di Trigiano, il Salvemini, il Fermi e il liceo scientifico di Gioia del Colle. Mi scuso se abbiamo dimenticato qualcosa. Ancora una comunicazione di servizio, i laboratori si terranno questo piano e quello di musica mi pare in sala mensa, sì, comunque ci sono i colleghi a disposizione che vi indicheranno le aule. Bene, e dopo la letteratura la musica. Come vedete la nostra scelta è stata una scelta multidisciplinare, perché il reale è formato appunto da una pluridimensionalità. Una musica che forse polemicamente il professor Moliterni mi dice che è sempre messa da parte in questo discorso. E quindi noi diamo la dimostrazione che le scuole di Bari sono sempre vivaci, all'avanguardia. Oddio, non dovremmo usare il termine avanguardia perché poi con il postmoderno nasce tutta una questione. Bene, a parlarci di musica, poi vi presenterò il professor Mancino invece, che parlerà di cinema, ci saranno il professor Moliterni e il professor Di Florio. Di Giuseppe Di Florio non dovrei dire assolutamente nulla perché sue parole, gioco in casa e non voglio che si dica nulla di me. Insegna filosofia e storia nel liceo Socrate e ha condotto studi musicali di pianoforte, composizione e compositore, e si occupa in particolare della musica del Novecento. Basta questo, è anche troppo. Un applauso dagli studenti. No? Adesso premiamo l'entusiasmo per riservarlo, ma gli applausi dopo. Ho concesso questo al professor Di Florio per amore di casta. Vi presento il professor Moliterni. Pierfranco Moliterni insegna storia della musica moderna e contemporanea, storia del melodramma, metodologie e forme della comunicazione musicale nell'Università di Bari. L'ex facoltà di lingue adesso ha un nome molto particolare, dipartimento di arti, letteratura comparata eccetera. Numerosissime le pubblicazioni, ombre sonore, musica e cinema e musicisti di Puglia, l'altro melodramma, studi sugli operisti meridionali dell'Ottocento, lessico musicale del Novecento, meticcia all'opera in studi italianistica nell'Africa australe. Vi cito solo una piccolissima parte, naturalmente su internet si trova tutto come ho trovato io, ma conosciamo il professor Moliterni da tempo, sempre molto presente nelle scuole di Bari, e verificherete anche voi la sua vivacità e la passione con cui poi presenta questa illustre conosciuta e in parte sconosciuta che è la musica. Grazie. Naturalmente velocissimamente ringrazio la professoressa Rita Cerie. Io accetto sempre ben volentieri i suoi inviti, perché non dimentico mai di essere stato allievo del Flacco, e quindi la mia formazione mentale, o diciamo il liceo classico, la mia formazione
mentale e culturale prima che musicale viene dagli studi che voi fate e che io ho fatto tanti anni fa e che sono stati, come dire, la spina dorsale delle cose che adesso ho imparato nel tempo a decifrare e a governare. Allora io leggerò, perché penso che leggerò con un fare discorsivo, perché forse ci divertiremo anche, perché vedremo delle immagini, forse ascolteremo anche un po' di musica, perché la musica, diceva Schumann, si spiega con la musica, non si può parlare di musica prescindendo dall'ascolto musicale, è molto difficile. E allora, quando diciamo musica, intendiamo cose diverse, poiché questa parola allude ad un fenomeno molto vario. Posso infatti dire le musiche solo se aggiungo un complemento di specificazione. Le musiche da ballo, le musiche celtiche, le musiche per film, le musique d'Afrique, in quanto con questo lemma, musica, disegniamo invece tante entità. Se ci pensate, si tratta di una sorta di stranezza lessicale che ci porta talvolta ad appiattire le differenze. Ci spinge a credere che tutta la musica è musica, punto e basta. E proprio questo è uno dei falsi assiomi che sta sotto la musica postmoderna e sembra giustificare i suoi prodotti generici. Tutto è messo sullo stesso piano, non ci sono o non ci sarebbero differenze tra l'una e l'altra musica. Mentre invece non è così, in quanto la pluralità della musica si manifesta almeno in due modi. Uno, come pluralità di generi, e due, come pluralità di funzioni. Parliamo un po' brevemente della pluralità dei generi. Il melodramma, il jazz, il canto gregoriano, la tarantella, la sinfonia, il Festival di Sanremo, il quartetto d'archi, il pop, il rock, il madrigale, il lead, la musica postmoderna e così via, sono altrettanti insiemi, diversi tra loro per stili, tecniche, modi di esecuzione, significati culturali, ambiti sociali, e per di più essi si rivolgono ad ascoltatori diversi e o presuppongono in uno stesso ascoltatore modalità di ascolto differenti. Passiamo ora alla pluralità dei generi, delle funzioni. La musica ha chiare finalità estetiche, in quanto di volta in volta procura diletto, appagamento sensoriale, suscita emozioni, dà forma sonora ad un mondo simbolico in una durata temporale e in uno spazio fisico. Tuttavia, la sua prevalente finalità estetica non ne esaurisce certo le funzioni, e se scorriamo un manuale di storia della musica lo comprendiamo benissimo. Nei secoli, infatti, la sua funzione estetica non è sempre stata in prima fila, anzi, il pieno sviluppo di questa potenzialità è questione recente, al massimo di 2 o 3 secoli. Vediamo allora di periodizzare a grandi linee il percorso compiuto dalla musica, che ha sviluppato diverse funzioni, dicevo, proprio nel senso del suo evolversi nella storia con la S maiuscola. Nell'antichità classica il canto si identificava con la poesia, e pensate, voi studenti di liceo classico, ai lirici greci o alla musica del teatro di Euripide o Sofocle. Nel Medioevo la musica diventa speculazione, scienza, scienza esatta, con pari dignità della geometria, dell'aritmetica, dell'astronomia. Entra a far parte delle arti del quadrivio. In età moderna la musica accresce le sue funzioni extra-artistiche, come musica sacra, carica sonoramente di sé le celebrazioni liturgiche, come musica militare, ad esempio, cadenza le cerimonie guerresche, come musica per danzare funge da colonna sonora a momenti di forte socializzazione, come musica di intrattenimento fornisce un passatempo spesso solitario o collettivo, come musica popolare manifesta la identità comunitaria. Oggi invece, nell'età contemporanea, nella società di massa, assistiamo a qualcosa di assai diverso e caratterizzante. Grazie ai mezzi di comunicazione, ai mezzi di produzione, grazie ai mezzi di riproduzione elettronica del suono, si sono centuplicate le funzioni extraestetiche della musica, e il cinema, la radio, la TV, i videoclips, plurale di videoclip come direbbe Gianni Boncompagni, non possono fare a meno della sfida somministrazione di effetti musicali.
Proprio oggi, nell'età contemporanea in cui viviamo, la crisi della funzione estetica della musica è già in atto. All'ascolto attivo e partecipe in una sala da concerto di una fuga di Bach o di una ballata di Chopin, che valeva moltissimo sino a 50 anni fa, subentra oggi e sempre più spesso l'ascolto passivo e distratto, che sonorizza lo sfondo della nostra vita, e ciò avviene nelle stazioni, nei bar, nei ristoranti, nei supermercati, alla TV, persino nel chiuso della mia come della vostra stanza di casa, quando studiamo con la radio accesa o con l'hi-fi, in sottofondo, magari in un vuoto solitario riempito appunto dalla musica, anche in stile postmoderno. Dopo questa premessa necessaria, veniamo al dunque, all'oggetto del nostro incontro, alla musica postmoderna, che è una delle più recenti tendenze musicali e di cui pochi studiosi musicologi, anche italiani, si sono occupati. Un genere, quello, non direi propriamente uno stile musicale, che mutua alcuni principi generali dall'arte postmoderna tout court, ma che ci preme sottolineare con una significativa avvertenza che la dice lunga sul pensiero debole ad essa connessa. Ebbene, tutti i maggiori studiosi del fenomeno in letteratura, poesia, cinema, teatro, arti figurative, oggi abbiamo avuto una schiera straordinariamente importante di studiosi di letteratura, hanno posto pochissima o addirittura nessuna attenzione al fenomeno della musica postmoderna, anche se essa, come vedremo da qualche esempio e per comodità di periodizzazione, è nata quasi mezzo secolo fa, attorno agli anni 60, gli anni di Labyrinthus, dei folk songs e di sinfonia, lavori esemplari composti da Luciano Berio. Sì, Berio, un italiano, vero e riconosciuto antesignano di questo genere, ma un antesignano, si badi bene, che viene dal campo della musica colta, della musica d'arte, di quella che ancora voi chiamate musica classica, e il musicista di Oneglia, nativa di Oneglia, si esercitava in tali sperimentazioni ben prima di scrittori, intellettuali, pittori, filosofi o mass mediologi. Noi oggi stiamo ancora cercando di definire i contorni di questo genere, considerata anche la forte specificità, direi proprio la unicità della musica e dei suoi codici, mentre invece risulta più agevole procedere per chi si occupa egregiamente di letteratura e di proposte che declinano la postmodernità liquida, per esempio, e così via. E penso appunto a Cesarani, a Donnarumma, ovviamente a Luperini e ad altri. La musica postmoderna, dunque, si presenta eclettica, autoreferenziale e tende a sfumare i confini tra arte e kitsch, forte della sua vocazione a combinare i generi, anche molto diversi tra loro, a relazionare compositori molto distanti tra loro, al punto da accrescere a dismisura la sensazione di polisemanticità del termine, al limite dell'onnicomprensivo. Proviamo dunque a elencare qualche caratteristica, ma senza dare alcun giudizio di merito. Ecco qui una breve summa. Cosa vuole la musica postmoderna? Un ritorno della melodia e un ritorno alla melodia. I riferimenti alla popular music, semplicità nella costruzione di un brano musicale, atmosfere modali, solidità tonale, esecuzioni pensate di solito per piccoli ensemble piuttosto che per una grande orchestra, tecnica dell'assemblaggio, un diverso rapporto col pubblico e col singolo ascoltatore. Come si comprende, queste categorie sono molto ampie, vaghe, mettono in difficoltà uno studioso che volesse mettere ordine in esse, tanto è la difficoltà di analisi seria e scientificamente corretta, insisto, scientificamente corretta, in un territorio complesso e persino ostile ad un approccio sistemico. Se ricordate, la diceva prima Donnarumma, in un paragrafo finale del suo romanzo Il nome della rosa del 1980, intitolato Il postmoderno, l'ironia, il piacevole, e faccio notare, eco arriva quasi dopo 20 anni del lavoro di Berio. Il nome della rosa è del 1980, Berio aveva cominciato a pasticciare col postmoderno in America negli anni 60. Dicevo, Umberto Eco affermava che, cito, il postmoderno è un termine buono a tout faire, a fare tutto, tanto che il postmoderno è sempre più retrodatato,
Il postmoderno non è una tendenza circoscrivibile cronologicamente, ma una categoria spirituale, un Kunstwollen, un modo di operare. Potremmo dire che ogni epoca ha il proprio postmoderno, così come ogni epoca avrebbe il proprio manierismo. Fine della citazione. All'inizio del Novecento, e per questi motivi, l'avanguardia storica cerca di opporsi al condizionamento del passato, distruggendolo o sfigurandolo, e procede fino all'annullamento dell'opera stessa. In musica, aggiungiamo noi, si arriva con la scuola di Vienna e soprattutto con Anton Weber a tradurre, a scrivere in musica il silenzio. Sembra un paradosso, e cioè a interrompere il silenzio cosmico che tutto avvolge, che sta cioè prima di qualunque oggetto sonoro, grazie alla tecnica compositiva e weberniana del puntilismo, punti sonori agglomerati di accordi che, se dispiegati nello spazio sonoro silente in un tempo massimo di 2-3 minuti, possono restituirci il senso primigenio del suono, del tutto disarticolato da qualsiasi reminiscenza melodica, tonale, accordale. Ho citato Anton Webern, certo, ma senza dimenticare che un originale compositore incantatore americano, che risponde al nome di John Cage, ebbe a scrivere un brano in musica che si chiama Silence, oltre al ben noto 4 minuti e 33, in cui l'esecutore volutamente non suona per quella frazione temporale, 4 minuti e 33, fa finta di suonare ma non mettere le mani sul pianoforte, 4 e 3, 33, che corrisponde, se sapete, a meno 270, cioè allo zero assoluto, i fisici teorici lo sanno, in cui si dice che la materia, ogni materia, è inerte. Dunque, dice Eco, per salvare il salvabile, per non ridurci al silence, al silenzio, cageano al limite, gravido di interrogativi senza risposta, siamo costretti a riconoscere il passato e a prenderlo con inorria, ma senza ingenuità. Sua citazione, la risposta postmoderna al moderno consiste nel riconoscere che il passato, visto che non può essere distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, deve invece essere rivisitato con ironia e in modo non innocente. Tornando dunque alla musica postmoderna, comprendiamo bene che restano ancora inconciliabili le divergenze riguardanti il che cosa si debba definire musica postmoderna. Forse un unico punto fermo è il seguente: è uno stile musicale postmoderno è caratterizzato dal ricorso ironico alla citazione, allo stile al quadrato, alla utilizzazione degli stili del passato e alla loro mescolanza. Mi chiedo, dunque, si può a ragione parlare di una versione preannunciata del postmoderno, il neoclassicismo di Igor Stravinsky, per esempio, che faceva più o meno le stesse cose. Un fautore, invece, un fan del postmoderno, critico musicale, Jean Molineux, ha preteso dire che più della musica postmoderna poté il postmodernismo, conseguente scadimento commerciale del fenomeno postmoderno. Una risposta che alle diverse forme artistiche del terrorismo modernista, così lo chiama lui, che si esplicava nel culto del nuovo, della forma, del sistema, del purezzo. Il modernismo si è basato, dice Molineux, sulla convinzione che un giorno i suoi esiti musicali sarebbero stati capiti, se non proprio da tutti, perlomeno da chi è in grado di apprezzare, ad esempio, la Sagra della Primavera di Stravinsky, tanto quanto la Sinfonia numero 40 di Mozart. Ecco perché il postmodernismo deve essere eclettico, ironico, permissivo, immediato, impuro. E se la modernità fatta musica procurò la musica atonale, dodecafonica, neoclassica, eccetera, scavando un baratro incolmabile con il pubblico, ecco che la musica del postmodernismo tenta di riempire quel fossato di incomunicabilità e con ogni mezzo è capace di organizzare su di sé vere e proprie capriole stilistiche. Forse c'è un atto di nascita della musica postmoderna in ambito colto. Settembre del 1968, mese e anno in cui Luciano Berio compone Sinfonia, un brano complesso per orchestra e otto voci
che magari esamineremo certamente insieme al professor Di Florio oggi pomeriggio nel laboratorio musicale. Berio intese riassumere con una notevole carica provocatoria tutto ciò che andava contro la stagione di Darmstadt, gli anni 50, l'anno dell'impegno musicale, di nono per farvi capire, che sembrava aver fatto il proprio tempo, era ormai morta secondo Berio, la musica della post-avanguardia storica di Schoenberg, Berg, Weber. Per la verità, io stesso credo che l'importante e assai discusso lavoro di Berio, Sinfonia, che sta per Sinfonie, e cioè suonare insieme, suonare un insieme di cose con situazioni e significati diversi, come scrive Berio stesso, Sinfonia sia la conclusione di un percorso creativo iniziato durante la permanenza di Berio stesso negli Stati Uniti, quando egli insegnava presso le università americane a contatto diretto, quindi, con molte suggestioni di musica e di pensiero musicali extraeuropei. Al termine di questo lungo processo, che è durato, guardate, quasi 50 anni, ci potrebbe essere Evolution di Giovanni Allevi, che forse voi conoscete, che è una composizione del 2010, che sta appunto come fase finale di questo processo, magari con una intenzione commerciale, adulterata, infantile delle idee di Berio. In mezzo a tutto ciò, naviga per i suoi lidi la cosiddetta musica neoromantica, oppure la minimal music degli americani, ancora una volta. Alcuni di essi, i musicisti della minimal music, della musica minimalista, sono stati addirittura allievi di Berio in quelle università americane, durante la sua lunga permanenza. Terry Riley, Philip Glass, Louis Andriessen, di cui forse ascolteremo qualcosa oggi, e la minimal music, ripeto, il minimalismo di Nyman, di John Adams, risulta invece essere alla fin fine una sorta di variazione del tema al postmodernismo musicale. E nel minimalismo, in questo senso musica decisamente postmoderna, dice Di Florio, il ritmo diventa elemento strutturalmente rilevante con i suoi sfasamenti quasi impercettibili. Incantatori, li definò a suo tempo in maniera molto sprezzante lo stesso Berio. I critici di questi fenomeni o generi sostengono che essi sono il prodotto patinato di una resa incondizionata alla creatività con la sostituzione al suo posto del sincretismo o del bricolage musicale. Di parere contrario invece sono invece i fans del postmodernismo e della musica minimalista o della musica neoromantica, i quali difendono la rottura dei tradizionali steccati tra generi, il superamento delle strutture codificate dalla tradizione e imposte alle scuole e alle accademie. In questo senso la musica della postmodernità differisce da quella della modernità primo novecentesca, Schoenberg, Berg e Weber, dicevamo prima, per il fatto che mentre la musica moderna colta viene valutata in relazione ai suoi complessi fondamenti teorici, la musica postmoderna vale soprattutto in quanto prodotto di consumo. Alcuni studiosi francesi e americani, penso a Beatrice Rameau-Chavassieux, allo stesso a Jean-Jacques Nattier o a Jonathan Kramer, segnalano un netto discrimine del postmoderno musicale, un suo dato fondativo che consiste in questo: mentre la storia è la radice della coscienza musicale moderna, la storia alla radice della coscienza musicale moderna, la storia invece non è nulla più che un'occasione di gioco per la coscienza postmoderna, l'abbiamo sentito anche in letteratura. Opere poi moderne o postmoderne come Folk Songs di Berio, Sinfonia di Berio, oppure Einstein on the Beach, Nixon in China, The Death of Klinghoffer, un'opera del 1991 di John Adams, sebbene assai diverse tra di loro, mostrano come il postmodernismo musicale, con la variante minimalista, non è una categoria storica applicabile alla stregua di barocco, romanticismo, classicismo. Anche questo è stato detto stamattina. E quindi il giocare con la storia, mischiando i generi, alludendo o citando in una composizione un puzzle sonoro composto di varie musiche, rimanda ancora una volta al Berio, oppure al Baz Luhrmann del film Giulietta più Romeo, che è qui dietro, che come abbiamo voluto dimostrare, adesso la vediamo un attimo, ha fatto da sfondo quasi emblematico al mio intervento. Vedete, adesso facciamo partire il film, fate sentire, vedete? L'avete visto questo film? Ma state a sentire ciò che succede.
Claire Danes è questa qui, il giovanissimo DiCaprio, forse adesso non... No, si sente. Questa piange, ma state a sentire adesso che parte sotto, che musica fa partire sotto Baz Luhrmann. Qui c'è un'assenza di tutto, un vuoto assoluto voluto dal regista, perché dopo il colpo di rivoltella, il suicidio di Giulietta, state a sentire qui che succede. Sono gli ultimi accordi del Tristano e Isotta di Wagner. Melodia infinita. Un altro accordo dissonante con l'accordo consonante. Io vi assicuro che quando ho visto questo film del 2001 sono saltato sulla sedia quando ho ascoltato questa, più che citazione, è molto più che una citazione. Questo è il canto famoso Liebestod, Isotta che canta la sua pena d'amore infinita sul cadavere di Tristan, in un'opera bellissima che vi invito ad andare a vedere, speriamo che il Petruzzelli lo si decida a fare, un'opera simbolo della modernità. E allora la musica sublime di Wagner diventa non più che un'ammiccante colonna sonora pop e forse anche un po' trash, dico io. Tutto questo rinvia al gioco intertestuale tipico del postmoderno, ad un desiderio di eliminare la dialettica storica del Kronos, del tempo ontologico, direbbe Stravinsky, e quindi di rimbalzo la non capacità di produrre del nuovo, di non riuscire più drammaticamente a colmare di musica nuova il recipiente della musica d'arte. Esso è diventato incapiente, in esso cioè non entra più niente di nuovo, perché ormai tutto apparentemente è stato già detto e quindi non si può dire più niente di inaudito, di non mai più ascoltato prima, se non ricorrendo al già detto, al già ascoltato, e quindi Wagner insieme a Baz Luhrmann. Alcuni esegesi del fenomeno si sono studiati, tipo, penso a Kremer, di proporre una sorta di gabbia in cui collocare i prodotti musicali del postmoderno così tanto diversi da loro. Uno, sfidare la barriera dei generi fra genere alto e genere basso, inseguire una possibile mescolanza di stili. Due, non considerare la musica come fenomeno autonomo, ma includere in essa citazioni, riferimenti, imprestiti a musiche di diverse tradizioni e differenti culture, e di identificare i significati non tanto nella partitura scritta dal compositore, quanto più nella ricezione e nell'ascolto del pubblico.
Ne consegue che un ruolo, una funzione significativa della musica nella società del presente, di tutta la musica, è quella di porsi come un linguaggio per mezzo del quale le persone comuni possono mostrare la loro identità, proprio in quanto depositarie di una sottocultura. Non certo a caso, come vedremo tra un poco, i compositori italiani che fanno riferimento di oggi, che fanno riferimento al postmodernismo, propugnano, per esempio, un ritorno al melodramma e al recupero dell'armonia tonale che sembrava a tutti superata dalla storia. Ma non a loro, dico compositori postmoderni italiani che proprio in quanto italiani recuperano i rottami della grande tradizione italiota dell'opera in musica, del melodramma pre- e post-verdiano e dell'opera verista, che sono i riferimenti artistici di una certa qual sottocultura in asse con quella richiesta dalle persone comuni. Dunque, nel nostro bel paese, la postmodernità in musica si è organizzata e si è affermata attorno al concetto di neoromanticismo, vai avanti, allorché tutta una nuova generazione di compositori nati attorno agli anni 50, quindi giovanissimi, tutti quanti dopo Berio, si è dedicata al recupero di generi del passato, dicevo, soprattutto al genere dell'opera lirica, del melodramma, dicevo, per ragioni di empatia di cui ho già accennato. Fra due soli possono citarli, non abbiamo tempo, viventi operanti. Uno si chiama Lorenzo Ferrero, è nato nel 1951, state attenti ai titoli dei suoi melodrammi: Marilyn, Mare Nostro, Salvatore Giuliano, La Conquista, oppure ancora meglio, Marco Tutino, nato nel 1954, titoli delle sue opere: Pinocchio, La Lupa, Federico II, Il Gatto con gli Stivali, Dylan Tog, Peter Pan, La Bella e la Bestia. Tutino scrive, cito: la musica deve provocare passioni o affetti o sentimenti vitali, cioè costruttivi in chi l'ascolta. La musica moderna, invece, quella di Schoenberg e compagnia bella, in gran parte annoia mortalmente, è brutta, sgradevole, ingrata all'orecchio come allo spirito, alla mente, alla pelle. La contemporaneità, invece, va vissuta non solo come un genere, ma come una produzione determinata, ma anche, ancor più, come un modo di leggere il passato, di renderlo più vivo e più decodificabile. Dobbiamo osare la mancanza di rispetto al testo, se questo ci consente di comunicare in modo più diretto e più vicino alla realtà che ci circonda. Così penso, ad esempio, alla una sua opera postmodernista, ripeto, dicevo prima, forse una delle più riuscite, alla Lupa, tratta, come sapete, da una novella di Verga. La protagonista a un certo punto invita a ballare con lei Nanni e dice in scena testuale: voglio io scegliere una canzone su cui ballare, sulle cui note appunto ballare, danzare. E Tutino, il musicista e compositore, in quel momento preciso fa partire in orchestra, un'orchestra d'archi, Nun è peccato di Beppino Di Capri, come un chiaro doppio rimando a citazione intertestuale: non è peccato per la donna mangia uomini far innamorare di sé il genero Nanni. E insieme il refrain sottolinea la intercambiabilità acritica e astorica del soggetto musicale. Se mi suona che suona che fai, non è peccato. Vi ricordate Peppino Di Capri? No? E si suonano vase medaglie, non è peccato. E quello si sente esattamente in orchestra, in questa opera postmoderna. Tu mi guardi con l'occhio passione, eccetera, eccetera, no? Tutino, insomma, combina passato e presente, ieri e oggi, letteratura verista e testo canzonettistico, perché egli si pone come erede dell'antica tradizione melodrammatica italiana, poi precipitata nella volgarità massificante della canzonetta. Tutino afferma dunque che non esiste una e una sola strada principale della musica del nostro tempo, che va seguita, ma solo una molteplicità di percorsi da scoprire e da inventare. Termino qui. Da Ferrero e Tutino possiamo infatti capire la tendenza degli ultimissimi postmodernisti italiani, come Giovanni Allevi, che è nato nel 69, il quale, per nostra fortuna, non si è ancora cimentato col melodramma o con i suoi cascami, e ha invece composto, a suo dire, cosiddetti melodrammi strumentali, come Evolution, di cui ho detto all'inizio,
non senza ragione, che rappresenta, secondo lui, cito, l'ultima frontiera della versione più adulterata e commerciale del richiamo al romanticismo. Come fa lo stesso autore, il quale così scrive ancora sul suo blog, spiegando il titolo che lui stesso ha dato a questo album Evolution. Dice a Levi: per me la musica procede per evoluzione, ma non per drastica rivoluzione. E quindi adesso finiamo ascoltando veramente 10 secondi di Allevi. Allora, buon divertimento. Dopo questa battuta, la musica viene a trovarmi, possiamo concludere e passare la parola al professor Di Florio. Allora, potete seguire qui un po' la partitura di Andriessen. Parto dalla fine perché il professor Moliterni ha fatto riferimento ad una eccessiva tendenza alla semplificazione. Mi abbasso. Allora, questo è il brano di uno dei compositori più importanti dell'età postmoderna o del postmodernismo. Io qui assumo i due termini praticamente come sinonimi, perché all'interno del postmoderno la musica ha assunto dei tratti che sono quelli, poi, per quanto mi riguarda, il mio è anche un giudizio di valore del postmodernismo. Adesso chiarirò, per il momento vorrei che si finisse di ascoltare il pezzo. Questo. Ok, questo. Qua. Prima guardate anche questo. L'autore è lo stesso, Andriessen. Il brano si chiama Oketus ed è un riferimento a uno stile che si utilizzava nella musica antica, uno stile a singhiozzo. E qui l'importanza anche del gesto.
Questa è la partitura che magari nei laboratori di questo pomeriggio, per chi dovesse essere presente, potremo vedere. Allora, io dicevo, molte cose sono state già dette, quindi penso che non prenderò più di 5-6 minuti nel mio brevissimo intervento. E partirei anche in questo caso dalla fine. Cosa è rimasto oggi della musica? Credo che si sia passati dalla fase dello zoom papà, con riferimento anche non proprio polemico a Verdi, alla fase del pam pam zoom, che è questa ultima, nella quale noi ci troviamo immersi. In mezzo c'è stata l'età moderna con gli avanguardie, che hanno tentato di ridefinire la musica in termini di impegno, nel senso che la musica è stata ripensata e ridetta come non semplicemente un'arte, ma come una modalità del pensiero che aveva l'obbligo di descrivere la storia, il passato, e di essere in un rapporto di interazione e di integrazione con il presente. Torno alla metà degli anni 60, una grande stanchezza ha colto molti dei compositori che venivano da quell'esperienza, che per circostanze le più diverse, storiche ma anche economiche, hanno pensato bene di alimentare una vasta schiera di fuoriusciti dalla produzione musicale contemporanea. Si faceva stamattina riferimento al rapporto tra Pasolini e Calvino, insomma, in musica è successo più o meno la stessa cosa, come dire, Luigi Nono sta all'età moderna, al modernismo, come Berio sta in qualche maniera al postmodernismo. Come valutare è un problema delicato, io credo che si possa valutare soprattutto in riferimento a quello che poi questa musica lascia in termini di permanenza nella storia. E allora qui io azzardo anche un giudizio, sento di dire, questo soprattutto perché il postmoderno in musica, come quasi tutti gli autori che si sono occupati di questa materia hanno utilizzato l'espressione postmodernismo, si è sempre definito in relazione alle differenze, ovvero sia il postmodernismo, come diceva il professor Moliterni, si è configurato come una sorta di negazione della negazione senza però nessuna mediazione dialettica. La negazione è stata quella che si è operata da Schoenberg, diciamo, fino agli anni 60, con Berio, che è però un compositore di grandissima levatura, come l'analisi per esempio della Sinfonia dimostra. Il terzo movimento della Sinfonia di Berio presuppone una conoscenza della storia della musica formidabile, perché è costruita non soltanto su Mahler, ma è costruita con una serie di citazioni inserite in un contesto che è un contesto prima di tutto linguistico e anche pertanto narrativo, che vanno da Verdi a Hindemith a Schoenberg fino, come dire, alla Trimurti della scuola viennese, e poi alla Trimurti della scuola di Darmstadt, intendo dire Stockhausen, Gulez e Nono stesso. Quindi in questo senso resta un serio problema quello di definire il postmoderno in musica, soprattutto dal punto di vista di chi la musica l'ha scritta. Perché la storia della musica è non soltanto storia di un racconto di come si sono succedute nelle epoche le diverse modalità di approccio al fenomeno musicale, ma anche per come si sono succedute nelle epoche le modalità di approccio al materiale musicale, cioè a quello che costituisce l'essenza, la struttura dell'elemento chiave del far musica, che è il suono. Allora, io credo che ci sarebbe bisogno di fornire nuove categorie interpretative, ne azzardo una, voglio dire, nel caso della musica della cosiddetta avanguardia, da Schoenberg fino a Webern e poi da Webern fino a autori del calibro che so io di Nono, di Ligeti, del Penderecki della prima maniera, il suono è stato pensato non in funzione della sua essenza, ma in funzione della sua potenza, cioè la domanda era cosa può un suono. E questa domanda, cosa può un suono, che era una domanda di senso, era una domanda di ricerca di senso ed era una domanda anche di proposta di interpretazione, perché che se ne dica,
La musica magari non veicola significati, ma sicuramente veicola idee, altrimenti non avrebbe nessuna ragion d'essere. Questa domanda sulla potenza del suono si è trasferita in un'altra domanda, che è la domanda sulla essenza del suono. Siamo ritornati in pratica, come dire, a Platone, passando senza neanche ricordarlo, come invece molti di voi sanno, per Hobbes e Spinoza, è opportuno citarli. Anche lì la domanda era: cosa può un corpo? Qui compositori dell'avanguardia si sono interrogati su cosa potesse fare il suono organizzato all'interno di un codice e di un sistema di grammatiche che fosse non necessariamente immediatamente comprensibile, perché sicuramente la musica della post-avanguardia non è assolutamente immediatamente comprensibile, ma induce, invita, obbliga, direi, a una tragedia dell'ascolto, giusto per citare ancora Luigi Nono, perché vuole essere una riflessione sulla attività umana concreta. Ora, quando io ho saputo, devo dire con terrore, che il professor Minterni mi aveva coinvolto, perché io non ero immediatamente coinvolto in questo, mi dovevo occupare dei laboratori, e ho incominciato a scrivere la mia relazione, ho avuto un po' di difficoltà in relazione soprattutto al titolo, per cui ne avevo individuati alcuni. Uno era la liberazione dalla liberazione, nel senso che il postmodernismo in musica si è configurato come il rifiuto di una dottrina della tabula rasa, ovvero sia i compositori dell'età dell'avanguardia, ripeto, Schoenberg, hanno inteso fare tabula rasa, ma non tabula rasa del passato, bensì tabula rasa della modalità attraverso cui i musicisti utilizzavano la tradizione per creare le loro opere e per veicolare significati. Poi mi sono soffermato su un altro titolo che secondo me meglio illustra un po' il percorso che si è prodotto dalla metà degli anni 60 sino ad oggi, ed era elementi di pornofonia. Perché, per esempio, l'opera che noi abbiamo visto di Allevi è esattamente orientata in questa direzione, no? Ora, pornofonia è un termine che è stato già impiegato, non è che lo stiamo inventando qui, per intenderci, ed è stato inventato soprattutto da chi, come grandi musicologi, Jean-Jacques Nattier, che appunto è stato citato, hanno insistito su una dimensione. Adesso sono obbligato a leggere la citazione di Nattier perché non la ricordo a memoria. Ecco, Nattier scrive, Boulez e Berio sono due pezzi da 90 della musica contemporanea, come si dice. Berio è stato già citato dal professor Moliterni. Boulez era un altro grande personaggio, molto meno umano di Berio. Io ricordo le sue lezioni presso l'Accademia di Francia, non era granché, come dire, simpatico e comunicativo. Ecco, scrive Nattier: Boulez e Berio continuano a scrivere considerando la scrittura neo-seriale come un'acquisizione, ovvero sia la scrittura che da Schoenberg in poi viene definita come dodecafonia, la scrittura nella quale si eliminano le gerarchie, i centri di attrazione tonali, i centri di attrazione polare, le note sono tutte democraticamente uguali, occorre pertanto trovare un altro linguaggio, e questo linguaggio, eliminando i punti di approdo, ti precipita in mare aperto e ti sconcerta. Potremmo poi sentire, dico, nei laboratori il confronto tra quella che è la scrittura dell'avanguardia post-weberniana e quella che è la scrittura che invece qui, per esempio vedete, no? Il pezzo che avete sentito prima, Okeitus, non ha una partitura particolarmente complessa, diventa complesso piuttosto il gesto. Il ritmo diventa l'elemento determinante, ma la pulsazione deve essere comunque riconoscibile, riconducibile ad una dimensione che è quella non più della narrazione ma del racconto breve, in buona sostanza. Certo è che se si perde la dimensione della narrazione, o se volete della metanarrazione, si perde poi il senso della storia e si perde poi anche la possibilità che il presente comunque venga letto con gli occhi della storia, anche se, come diceva stamattina il professor Lucchini, bisogna prendere in ogni caso la distanza. E seguita ancora Jean-Jacques Nattier: Boulez e Berio
continuano a scrivere considerando la scrittura neoseriale come un'acquisizione, ma avendola sgombrata dagli eccessi del modernismo degli anni 50. Si tratta cioè di depotenziare la scrittura. Ecco perché prima dicevo che si potrebbe pensare a un confronto tra le due modalità di produzione della musica, quella dell'età moderna, dove per età moderna intendo anche quella che c'è stata prima di Schoenberg, ovviamente, quella del modernismo, e poi questa successiva del postmodernismo, nei termini del rapporto tra potenza ed essenza. Ora, la tendenza ultima è stata quella di una ricerca della legittimazione a tutti i costi. Cioè la musica, i brani musicali, i pezzi devono essere scritti in un modo che è spontaneo, spontaneistico. Vi è un rigetto dello spirito analitico che appartiene poi a questa, alla poietica, insomma, del rifiuto del principio della tabula rasa, così come era stato praticato da Schoenberg, Berg, Webern, Stockhausen, Nono, lo stesso Boulez, Ligeti e tanti altri musicisti. Però questo elemento della riconversione a forme nuove di semplicità, può giocare brutti scherzi, perché poi la legittimità del fare musicale passa attraverso il totem della accessibilità, dove l'accessibilità è soltanto la accessibilità all'ascolto. Cioè, è importante che si senta tutto e che tutto quello che si sente è tutto il potenziale sonoro. Abbiamo una sorta di depotenziamento della potenzialità del suono. Ora avrei bisogno, se mi permettete, di abbassarmi perché devo prendere un libro. Non ho avuto il tempo di ricopiare la citazione che mi serviva a fare, ma lo troveremo subito, 165. Ecco, questa è una dichiarazione di Steve Reich, il musicista che era stato già citato dal professor Moliterni, che è uno degli esponenti del minimalismo americano. Scrive in un testo che è un testo curato da Berio e da un altro compositore belga contemporaneo che si chiama Henri Pousser, la musica elettronica, più di 20 anni fa questo testo. Scrive Reich: non intendo il processo compositivo, ma gli stessi pezzi che sono letteralmente dei processi. L'aspetto più importante dei processi musicali è che essi determinano tutti i particolari, nota per nota, suono per suono e contemporaneamente la forma complessiva. Si pensi a un circolo o a un canone infinito, un po' sul modello dell'Oketus che abbiamo visto prima. Sono interessato ai processi percettibili. Voglio essere in grado di udire i processi che avvengono nella musica che ascolto. Per facilitare l'ascolto particolareggiato, un processo musicale deve avvenire con estrema gradualità. E poi questa è la tecnica sottesa alla pratica del minimalismo, cellule, microcellule che si ripetono costantemente, sfasate, che poi generano una massa sonora senza che ci sia di fatto dentro nessuna materia sonora. C'è del materiale, ma non c'è una materia vera. L'esecuzione e l'ascolto di un processo musicale graduale ricordano un pendolo, lo si spinga, lo si lascia e lo si osservi, una clessidra, la si rovesci e si osservi la sabbia scorrere lentamente, un piede nella sabbia, lo si appoggi sulla battigia e si osservi e si senta, si ascolti l'onda che gradualmente lo seppellisce. Sebbene io possa avere il piacere di scoprire i processi musicali e di comporre il materiale sonoro che li riempie, una volta che il processo è stabilito, esso prosegue da solo. È una sorta di automatismo. Il materiale può suggerire quale tipo di processo dovrà contenerlo, il contenuto suggerisce la forma.
E qui siamo proprio all'inversione del rapporto tra forma e contenuto, che è un'inversione di rapporto leggibile nei termini dell'analisi della idea stessa del linguaggio che c'è dietro la musica. E il processo può suggerire quale materiale dovrà esservi contenuto, e qui l'inverso, la forma suggerisce il contenuto. Ma quello che è più sorprendente di tutta questa dichiarazione, almeno a mio avviso, è la frase finale: se la scarpa va bene, infilatela. Cioè, l'importante è che la scarpa giustamente calzi, e calzi bene. Nel caso della musica, il fatto che questa debba calzare necessariamente bene alle orecchie degli ascoltatori, che non è assolutamente questione disdicevole, rischia però di semplificare tanto il processo dell'ascolto, tanto il processo della scrittura. Ed è in questo senso un nuovo depotenziamento. Allora, noi in buona sostanza, nel passaggio tra la musica del modernismo e quella del postmodernismo, siamo passati da una attività, da una poietica che aveva nella struttura e nella analisi. Sì, concludo subito con una citazione di un altro grande musicista, che è Maurizio Kagel, no? A proposito di questa pratica del rincorrere l'ascolto facile a tutti i costi. Scrive Kagel, e con questo vi saluto: è impossibile cambiare il linguaggio musicale nella speranza che il linguaggio possa diventare talmente popolare da divenire piacevole per molte persone, mentre l'obiettivo della musica postmoderna, del postmodernismo, è quello: diventare piacevole per molte persone, ma senza nessun impegno acustico. Ci sono compositori che hanno a lungo speculato intorno a questo, hanno cominciato a scrivere brani apertamente regressivi contro l'avanguardia, tra questi alcuni esponenti dell'avanguardia, lo stesso Penderecki. Ma così questi compositori hanno ottenuto un successo fortuito a Levi, un successo che si può anche dimenticare, sempre lui. La musica può essere molto speculativa, forse elitaria, ma se voi dite la vostra verità, avrete la fortuna di raggiungere molte più persone. È la verità soggiacente al messaggio musicale. Ora, questa verità soggiacente al linguaggio musicale, malgrado il postmodernismo abbia posto la questione della musica ancora una volta nei termini dell'essere vero e dell'essere falso, il ritorno alla melodia si è configurato come il ritorno alla verità, alle note vere di contro alle note false delle scritture precedenti. Ebbene, allora questa verità, se pensata in questa maniera, perde ogni sua possibilità di incidere efficacemente anche sul reale, perché la musica non è semplicemente un'ora di ricreazione. Grazie. Grazie professor Moliterni, al professor Di Florio. Il professor Moliterni si fermerà anche nei laboratori pomeridiani, dove poi potranno approfondire certi aspetti. Abbiamo inteso che il postmoderno in musica inizia 10 anni prima rispetto alla letteratura, inizia quindi nel 65, è stato citato Berio nel 68 con Sinfonica. Abbiamo visto, per cortesia ragazzi, che la musica postmoderna, così come la letteratura e altre forme artistiche, eclettica, autoreferenziale, tende a sfumare i confini tra arte e kitsch, e la musica anche del citazionismo. Quindi abbiamo un ritorno alla melodia, e quindi un ritorno del melodramma, recuperare il passato, perché altrimenti c'è il silenzio, e abbiamo anche una musica che mi sembra fredda, che io non comprendo appieno, e che si va a configurare in quel repertorio di anestetizzazione dell'emotiva che è tipica del postmoderno. Penso anche all'arte figurativa, a certe soluzioni, Andy Warhol per esempio con Liz Taylor e Marilyn Monroe, ecco, per esempio. Bene, grazie con il vostro contributo. Nel pomeriggio saranno fortunati i ragazzi che continueranno questo discorso, devo dire, per me difficilissimo. Passiamo adesso al cinema.
E per il cinema c'è il professor Aton Giulio Mancino, una nostra conoscenza, anche lui, anche se è giovane, ma vecchia conoscenza, perché ha lavorato molto nelle nostre scuole, con i nostri ragazzi, proprio sulla comunicazione cinematografica. Il professor Mancino insegna all'Università di Studi Macerata, dove è titolare, ma lavora anche a Bari, in cinema, fotografia e televisione. Numerosissime le pubblicazioni, Francesco Rosi, una pubblicazione interessantissima che ho letto con molto piacere, Le radici del film politico indiziario italiano, Il processo della verità, ancora intervista a Sergio Urbini, Giancarlo Giannini, Il fascino sottile dell'interprete, altre e numerose interessanti pubblicazioni, e oggi probabilmente ci presenta un inedito e di prossima pubblicazione, La recita della storia, il cinema di Bellocchio da Moro a Mussolini. Probabilmente è una parte del saggio di prossima pubblicazione. Grazie professore. Thank you.
Grazie. Questo non va bene. Allora, mi sentite? Sì, ok. Sembra, faccio così. Allora, no, è più pratico, insomma, se no devo... Ok, allora, no, eccesso di tecnologie, il caso di dire, insomma, che può essere un problema. No, mi piace, insomma. Ok, allora, mi faccio più coraggio facendo leva sui gomiti, insomma. Allora, io mi ero dato come mozione d'ordine quella di dare prima un'occhiata a voi e di strutturare l'incontro sulla base, insomma, di ciò che io vedevo. E naturalmente ho una responsabilità abbastanza consistente, che è quella veramente di non darvi, anche cioè, nonostante l'interesse degli interventi, sapete come sono questi incontri pubblici, di non darvi il colpo di grazia, come si suol dire, no? Che voglio dire, è un'impresa disperata, io direi, per quanto mi riguarda, impossibile. Ho il vantaggio di poter giocare con le immagini, ma avete visto, sono diafane, insomma, e quindi anche il sonoro non aiuta. Però avete sentito un motivo molto noto, un tango molto noto, e soprattutto avete visto, e soprattutto state continuando a vedere, no? Ecco, che è una cosa che ci riguarderà. Che cosa ho deciso mentre vi guardavo? No? Ho deciso di organizzare questo intervento un po' come se fosse un giallo, no? come un romanzo giallo, diciamo così. Poi, insomma, tagliamo nel momento in cui se ne rende assolutamente, la cosa diventa assolutamente indispensabile. Come del resto non ho ancora stabilito come certe cose intendo scrivere, sono 3 anni che sto girando attorno a questo problema, perché è una cosa molto delicata. L'ultima delle mie preoccupazioni era, prima di chiudere il libro, volevo sapere chi era il Presidente della Repubblica. Voi dite: che c'entra? C'entra, vi assicuro che per una volta io ho avuto una posizione sull'elezione del Presidente della Repubblica personale, proprio. Avevo un candidato che mi preoccupava. No, adesso, come dire, adesso procediamo a questa cosa molto complicata, che si potrebbe tradurre: come faccio a dirvele certe cose? Proviamo. Allora, come nei romanzi gialli, quelli proprio gialli Mondadori, prima c'è l'elenco di tutti i personaggi che incontreremo. Io per comodità li ho messi in ordine alfabetico, non voglio che qualcuno, come dire, se ne risenta per questa cosa qui. E se poi dimentico qualche personaggio sarà perché ho tagliato eccessivamente nel racconto, che poi è un racconto molto breve, molto semplice, poi quello che ho da dire. Allora, i personaggi di questo giallo sono Marco Bellocchio, regista, che poi è il regista del film che avete visto in parte, Anton Chekhov, diciamo autore teatrale, ecco, Heinrich von Kleist, autore teatrale, insomma, direi anche scrittori, per carità, Marcello Mastroianni, attore, chi sto dimenticando? No, questo c'è, ok. Mario Monicelli, regista cinematografico, Aldo Moro, statista, diciamo, presidente della Democrazia Cristiana fino a una data per lui fatale, Luigi Pirandello, scrittore, drammaturgo, facciamo un po' come vogliamo, Giorgio Passina, regista cinematografico, Romano Prodi, professore di economia all'Università di Bologna, poi più volte presidente del Consiglio, per un pelo presidente della Repubblica, Raymond Radiguet, scrittore, Stefano Rodotà, professore, giurista, eccetera, mancato Presidente della Repubblica, Leonardo Sciascia, scrittore, Paolo e Vittorio Taviani, registi cinematografici, Luigi Zandaloi, ex responsabile dell'ufficio stampa del Ministro degli Interni nel 1978, Francesco Cossiga, a sua volta poi Presidente della Repubblica e oggi capogruppo, credo, dei senatori del PD. Insomma, capite che con questa squadra è un po' complicato. Cosa lega tutte queste persone, questi in epoche molto diverse? Beh, insomma, semplicemente il film che avete visto in parte, ecco, questo Enrico IV che
Marco Bellocchio realizza nel 1984. Però passiamo un po' ai fatti, vediamo un po' di quali fatti, sempre secondo lo schema del romanzo giallo, di quali fatti stiamo parlando. Beh, un paio sono, come dire, indispensabili. Aldo Moro alle 8:55 lascia casa sua e si avvia là dove non arriverà mai, ecco. Sono le 8:55 del 16 marzo 1978. La sua vicenda si conclude intorno all'ora di pranzo della sera, quando il suo corpo viene scoperto, il 9 maggio sempre del 1978. Un'altra data importante può essere il 1977, Marco Bellocchio realizza un film che si chiama Il Gabbiano di Anton Chekhov. Attenzione, Il Gabbiano di Anton Chekhov è il titolo, non Il Gabbiano che è di Anton Chekhov. Voi dite che vuol dire? Vuol dire, vi assicuro che vuol dire. Perché per esempio Enrico IV, 1984, si chiama Enrico IV, non Enrico IV di Luigi Pirandello. Questi sono gli indizi, se poi voi riuscite a capirci qualche cosa. Io ancora non ci ho capito granché, però ho fiducia nelle vostre facoltà. Nel 1979 Leonardo Sciascia scrive e raccoglie una serie di appunti in un libro intitolato Nero su Nero, ma è anche l'anno in cui viene istituita la commissione parlamentare d'inchiesta che si occuperà del caso Moro, ha un nome molto più lungo, ve lo risparmio, termina i lavori nel 1983. Nel 1983 termina anche, c'è la sentenza del primo processo Moro. Nel 1981 la Commissione parlamentare d'inchiesta ascolta tra gli altri dei professori universitari di Bologna e con mogli e amici che hanno fatto una seduta spiritica, sempre il 2 aprile 1978. Dimenticavo un personaggio di questo elenco, c'è anche Don Luigi Sturzo, no? Non so come, ecco. Il quale avrebbe detto, uno degli spiriti più chiacchieroni, avrebbe tirato fuori tre parole, tra cui una Gradoli, dove dovrebbe trovarsi il prigioniero Aldo Moro. Nel 1984 Marco Bellocchio realizza Enrico IV. Nel 1986, continuando un po' questa sequenza di film che si occupano del terrorismo, del resto oggi se ne è parlato già per il romanzo di Umberto Eco, Marco Bellocchio realizza il film Diavolo in corpo, tratto dal romanzo di Radighep, che però si intitola Il diavolo in corpo, lui invece lo chiama Diavolo in corpo. Voi dite, che vuol dire? Non lo so, però ho la sensazione che qualche cosa questo voglia dire. Se l'avessi risolto il rebus avrei chiuso anche il libro, ma aspettavo il Presidente della Repubblica per accingermi all'ultima cosa. Ed è un film che in qualche modo, al di là della traccia del romanzo, si occupa di terrorismo. Nel 1993 Marco Bellocchio torna sulle tracce di Pirandello e porta sullo schermo in televisione L'uomo dal fiore in bocca, interprete Michele Placido, altro personaggio che dimenticavo nel cast qui di questo intervento. Nel 1995 Marco Bellocchio realizza un documentario Sogni infranti, ragionamenti e deliri e sulle Brigate Rosse. Nel 1997 realizza un film Il principe di Homburg di Heinrich von Kleist, questa volta comprensivo il titolo dell'autore. Nel 1999, se leggo bene, ho portato gli occhiali però insomma facciamo così, nel 1999 Marco Bellocchio torna sulle tracce di Pirandello ancora una volta perché realizza un film intitolato La balia, da una novella di Luigi Pirandello. Grosso modo i fatti sono questi, assolutamente slegati tra di loro. Vediamo un po' come funziona questa storia. Arriviamo subito alla conclusione, anzi questo forse può essere più comodo. Ecco, Enrico IV di Marco Bellocchio è il primo film sul caso Moro, è il primo film in assoluto, senza bisogno, diciamo subito dove vogliamo arrivare, senza nemmeno il bisogno da parte dell'autore di nominarlo. Faccio una premessa fondamentale, quello che sto dicendo potrebbe tranquillamente essere contraddetto dall'autore in persona, non l'ho ascoltato su questo versante perché avevo la sensazione che se la cosa fosse giusta
era la persona meno interessata a dirmelo, come dire. Ho lasciato che fosse la concomitanza di indizi. Io vi fornisco una quantità di indizi molto ridotta, perché il quadro in realtà è molto più complesso. È il primo film sul caso Moro e non ha bisogno di cambiare una virgola del testo di Pirandello, della commedia di Pirandello. Qui arriviamo subito al postmoderno, non mi voglio occupare di definizioni, mi fanno venire i brividi, ho sentito più volte dire, può voler dire tutto il contrario di tutto, sono d'accordo. Userò la categoria di postmoderno nell'accezione più semplice, più volte considerata oggi stesso, riscrittura, intertestualità, ecco, citazione. Il cinema del resto ci va a nozze con queste cose, insomma si può dire che il cinema è quasi nato in una condizione postmoderna, indipendentemente dal 1980, e il territorio in cui le pratiche del presunto postmoderno trovano uno spazio perfetto. Voglio dire, chiunque veda Scary Movie sa che ci si riferisce ad altri film. Capisco che con questo riferimento a Scary Movie, insomma, il livello dell'intervento si abbassa ulteriormente. Però è chiaro, ci sono un sacco di film, e voi ne avete cognizione, che si riferiscono automaticamente ad altri film. Quindi la chiave postmoderna che adopera Marco Bellocchio è quella di rifare i testi testualmente, di riportare, di reimpaginare i testi, lasciando che la evidenza sia sufficiente, o meglio, posso aggiungere, il fatto che non si capisca che lui parli d'altro è anche meglio. Se capite che lui sta parlando d'altro, è bene, ma lui non vi confermerà questa cosa. Se non lo capite, è meglio ancora. Certo è che nel 2003 lui realizza un film, Buongiorno Notte, e come dire, è la catena continua, dove direttamente parla del caso Moro, ma sono tanti. Io sono convinto che per 30 anni lui abbia cercato di occuparsi sempre della stessa cosa, ricorrendo ai pretesti o agli ipotesti, insomma adesso per rialzare un attimo il livello, tentare di rialzare il livello, più congeniali a poter dire non dicendo. Questa espressione, vedete, dire non dicendo, mi sono portato una caterva di libri, però è chiaro che non li utilizzerò. Dire non dicendo era quello che Leonardo Sciascia nel 1978 nell'Affair Moro attribuiva a essere il metodo di comunicare di Aldo Moro, dire non dicendo. Diciamo che questo diventa anche lo strumento di Marco Bellocchio. Quanto più il testo viene riportato sullo schermo in maniera fedele, cosa che peraltro è impossibile, se fate un film tratto da un'opera letteraria o da un testo teatrale, saranno comunque diversi. Quanto più ci si avvicina, tanto più si marca la differenza, differenza e ripetizione. Gilles Deleuze, quanto più le due cose sono identiche, tanto più noi notiamo la differenza. Il particolare, un po' come la settimana enigmistica, trova le 7-8 differenze, è una cosa disperante perché sono due immagini apparentemente identiche. Quindi lui fa parlare senza nessun vero e proprio intervento, fa parlare direttamente i testi. E Luigi Pirandello l'ha fatto parlare molte volte, capite? L'ha fatto parlare senza aggiungere, anzi, appunto, se noi chiedessimo a lui, lo chiamassimo adesso, direbbe no, assolutamente, è una tua impressione, per carità, voglio dire, di pazzi al mondo ce ne sono tanti, a lui piacciono poi in particolare, quindi non vedo che male ci possa essere. Ma prima di Bellocchio, ad aver utilizzato Pirandello come esegeta del caso Moro, c'era stato Leonardo Sciascia, che appunto nell'Affair Moro cita Pirandello, dice: il dramma, signori, è tutto qui. Qua, a cosa si riferiva? È una cosa che, se volete, la potete anche utilizzare per le recenti elezioni del Presidente della Repubblica. Dice Sciascia, servendosi dello schema pirandelliano: se noi raccontassimo questa cosa, Aldo Moro esce di casa il giorno tal dei tali, alle ore tal dei tali, si reca, sta per recarsi perché quel giorno si sta per votare il governo Andreotti con l'appoggio alla Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, eccetera, eccetera. Lo scrivete una volta. Questo
se Moro non fosse stato rapito, avremmo il senso di questo testo. Con il rapimento di Moro, lo stesso testo assume un altro significato. Cioè si ha la sensazione, dice Sciascia, ve lo riassumo nella maniera più modesta che il tempo mi concede, lo stesso testo, identico, differenza e ripetizione, suggerisce che si è votato rapidamente, si è votata rapidamente la fiducia a quel governo perché Aldo Moro è stato rapito. Quindi in assenza Aldo Moro era più prezioso, Leonardo Sciascia, ovviamente nella mia brutale riduzione. Il dramma, signori, è tutto qui. Serviva, secondo Leonardo Sciascia, che quella persona non arrivasse, era più produttiva, più proficua quell'assenza. Luigi Pirandello in pratica serve tantissimo, ma anche a Bellocchio, perché Bellocchio in fondo cosa racconta nell'Enrico IV? Perché porta in scena l'Enrico IV? Io vi ho detto che tra i personaggi di questa storia ci sono anche Mario Monicelli, i fratelli Taviani, che ci fanno in questa storia? In quegli anni la RAI sta producendo molti film tratti da Pirandello. Nel 1986 Mario Monicelli gira Le due vite di Mattia Pascal. Nello stesso anno di Marco Bellocchio, dell'Enrico IV di Marco Bellocchio, i fratelli Taviani girano Caos, che è un film ovviamente tratto dalle novelle di Pirandello, molto lungo, eccetera, eccetera. Non è una valutazione, è un grandissimo film, però le novelle sono anche tante. Quindi anche Marco Bellocchio viene incaricato di fare un film tratto da Pirandello, ma gli vengono proposti sei personaggi in cerca d'autore. Lui batte per Enrico IV. Questo mi sembra interessante. Lui vuole fare proprio Enrico IV. Se devo fare Pirandello, faccio Enrico IV, perché è la storia di un pazzo che pazzo non è, che si fa credere pazzo, ma pazzo non è. Attenzione, la parola pazzo nel caso Moro torna, ed è importante, perché appunto si parla della pazzia di Aldo Moro. Le lettere che lui invia dalla prigione del Popolo delle Brigate Rosse, si dirà, non sono a lui moralmente ascrivibili, che è un eufemismo, un giro di parole andreottiano, dimenticavo che c'era anche Giulio Andreotti nel cast, per dire è pazzo. Noi da questo momento riceveremo le lettere, ma non terremo conto di quello che Aldo Moro scrive, perché non sono moralmente a lui ascrivibili. In sintesi, è Enrico IV. Per Marco Bellocchio questa storia non ci sono tracce, questa storia, come dire, si spiega da sé. Così come lo sarà per come accadrà per il principe di Homburg. Di che parla il principe di Homburg? Di un uomo condannato a morte, del giovane principe condannato a morte che non vuole morire. C'è una condanna che pesa su di lui, non vuole morire. Vi ricorda qualcuno? Oppure l'uomo dal fiore in bocca è un altro condannato a morte, non è contento di questa sorte ormai segnata. Poi ecco, in certi casi la cosa funziona allusivamente, potremmo dire attraverso, come dire, gli stratagemmi, le scorciatoie del postmoderno, certe volte avviene direttamente. Buongiorno notte è proprio un film tratto dal romanzo di Anna Laura Braghetti, Il prigioniero, ma anche dalla tela del ragno di Sergio Flamini, per cui questa cosa ci sta. Quindi abbiamo detto, signori, il dramma è tutto qui. Ma Leonardo Sciascia cita Pirandello ancora per il caso Moro nella sua relazione di minoranza. Quando terminano i lavori della commissione parlamentare sul, io semplifico, sul caso Moro, ripeto, un titolo ha un nome lunghissimo, lui scrive appunto una relazione di minoranza. Non so se sapete come funziona, penso di sì. Insomma, c'è una relazione della commissione, se però qualcuno non è d'accordo, quella automaticamente diventa di maggioranza e tutti quelli che hanno voglia, i membri della commissione parlamentare d'inchiesta, possono scrivere una relazione di minoranza. Leonardo Sciascia, deputato radicale in quel momento, scrive una relazione di minoranza. Sto parlando di documenti politici? No, davvero. Cioè, la relazione di minoranza di Leonardo Sciascia è un testo letterario, capite? È letteratura allo stato puro. La scrive come se stesse scrivendo un suo romanzo. E c'è un passaggio, appunto, pirandelliano.
dice che c'è un Moro, quello che è vissuto fino alle 8.55 del 16 marzo, che è un Moro di prima. Dopo le 8.55 del 16 marzo 1978 c'è un altro Moro, secondo questa lettura della pazzia di Aldo Moro, capite? Ma poi in un altro libro, è la prefazione è un libro autobiografico di Maria Fida Moro, lui scrive che c'è un Moro 1 e un Moro 2 ed è ancora una volta il riferimento a Pirandello. È una cosa, come posso dire, un po' incasinata, però, come dire, intravediamo la luce di questa storia. Voi avete visto quel brano del film, d'accordo? Non è prevista quella cosa che avete visto e parzialmente sentito, anzi parzialmente visto e parzialmente sentito, non c'è nella commedia di Pirandello, no? I personaggi che si stanno recando in macchina, tutto questo non c'è. Però avete visto quando guardano le fotografie dell'evento che non viene mai rappresentato a teatro, nel film invece sì, in flashback, Belcredi, che è quello che poi materialmente ha causato tutta questa cosa, ha scatenato questa pazzia, diciamo, simulata, è vestito da crociato. Ma se mi permettete, l'avete visto nonostante il buio, possiamo dire che aveva dipinto sul petto uno scudo crociato? Credo che non ci sia tutta questa, in fondo, come dire, non è fuori posto. Quindi Belcredi, scudo crociato, ha causato la pazzia di Aldo Moro. Ma poi avete visto quell'orologio che sta, forse ancora sulla mia testa, una cosa da perdere la testa. C'è continuamente nel film quell'orologio che veramente, dalle angolazioni da cui si vede, lascia intendere sfumature di orario diverse. Comunque, grosso modo, siamo alle 8.55. Lì ovviamente Marco Bellocchio può tranquillamente dire: ma è casuale. Sì, però me l'hai messo quelle 12 volte nel film, premesso che non c'è nel testo di Pirandello. Mi sembra che tu abbia insistito tanto in questa casualità. Bellocchio è uno che va in analisi, è uno che lavora molto con l'inconscio, è un lacaniano volente o nolente, quindi il linguaggio, come dire, per lui è tutto. Quindi abbiamo questo tipo di rappresentazione, cioè Aldo Moro diventa qui Enrico IV, alle 8.55 comincia la sua pazzia, secondo questi orologi che, ripeto, però a seconda delle angolazioni diverse sono le possibilità di lettura, certe volte sembra un po' più le 10 meno 5, certe volte sembra le 8 meno 5, però credo che la mediana, il baricentro, diciamo, ermeneutico, sono le 8.55. Lui ha fatto praticamente il primo film sul caso Moro, e torno alla conclusione, credo, spero di aver saltato una serie di passaggi, ha fatto un film in cui attraverso Pirandello ha potuto dire la sua, non dicendola. Mi sa che era rimasto fuori dall'elenco Stefano Rodotà, era nella commissione parlamentare d'inchiesta Moro, e sapete, loro interrogarono Romano Prodi e colleghi, perché loro avevano fatto la seduta spiritica, e se voi andate a Roma alla Camera dei Deputati e prendete il testo di questo interrogatorio con Leonardo Sciascia che fa le domande, avrete un bellissimo testo teatrale, si può portare in scena, perché avete dei professori universitari che spiegano come si fa il gioco del piattino, da cui è venuto fuori Gradoli. C'era, come dire, fu scoperta anche una base delle Brigate Rosse in via Gradoli a Roma. Vedete, una seduta spiritica. E chiudiamo con Pirandello, perché il Fu Mattia Pascal, visto che c'è Le due vite di Mattia Pascal di Monicelli, contiene una famosa seduta spiritica. Ma è Pirandello o è la storia italiana, quella a cui stiamo assistendo ancora? Allora, ringraziamo Anton Giulio Mancino per questa lezione così, così stimolante.
L'Enrico IV, un film sul caso Moro senza bisogno da parte dell'autore di Bellocchio di nominarlo. Operazione raffinatissima che indubbiamente avrà fatto Bellocchio, ma operazione, devo dire, ancora più raffinata quella di Anton Giulio Mancino di questa lettura, che è la lettura della, anche della nostra storia. Probabilmente, ecco, quando avrai risolto tutti i problemi del caso Moro, ti ritornerai tra noi per raccontarci poi il seguito. Grazie. Allora ragazzi, grazie ancora a tutti i relatori, i presenti. Voglio comunicare che l'inizio dei laboratori avviene alle 14.30. Per 14.30, al 2:30 ragazzi. E per i colleghi alle 16.30 l'incontro con, per i soli docenti, con Donnarumma, Luperini e Cesarani. Grazie a tutti. Benissimo. Andata benissimo. Non volevo. Scusate, sono andati via quelle e i ragazzi devono andare. Scusate colleghi, ai professori un omaggio del comune di Bari, Bari Vecchia, percorsi e segni della storia in un momento significativo perché stiamo festeggiando i 200 anni del Borgo Curacchiano. Professor Mancino, professor Di Florio, il comune di Bari e così al professor Monteri. Bellissima, è molto bella, sì, ma è molto detto, questa sembra grande, è molto modesta, come no, e quel film ha un po' di 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 un po'